Eccoci tornati in diretta sulle fonti TV. L'argomento che andremo a affrontare in questo nostro advisory update, è quello che leggete in sovrimpressione. Unione Europea e Apple, la battaglia che può cambiare il mercato dello streaming. Una vicenda che probabilmente molti di voi stanno seguendo, che per certi versi appassiona anche perché potrebbe veramente modificare il futuro dello streaming, ma che deve essere ancora chiarita nella sua interezza e che riguarda appunto il colosso di Apple. Per affrontare questo discorso e questo tema, io ho chiamato Marco Lombardo, collega del giornale caporedattore. Ciao Marco, ben trovato, che torna a trovarci. Buongiorno, un Grazie. piacere di nuovo essere con voi. Grazie per essere qui. Peraltro, io ho letto da qualche parte che tu ti ritieni un vero e proprio dinosauro digitale. Ho detto beh, Assolutamente sì, ok. perché ovviamente io mi occupo di tecnologia e cerco di stare dietro ovviamente a tutto quanto succede, ma è anche vero che vengo da una generazione molto analogica, quindi faccio molta più fatica a imparare le cose rispetto per dire quelle ai miei figli che ovviamente sono nella generazione digitale in pieno, insomma, per cui insomma, Certo, cerco di stare alla pari, è insomma. certo, no, ma sai perché? A parte mi piace come espressione, ma ritengo che occorra essere un vero e proprio dinosauro digitale per affrontare, seppur da osservatore e da analista, per così dire, da giornalista, questa diatriba, questa battaglia, non so poi che parola secondo te è più consona tra la Commissione, cioè tra l'Europa e Apple. Insomma, credo che bisogna essere proprio dinosauri, no? Ho detto bene. È una vicenda Sì, beh, certo, grossa, eh. c'è da considerare che siamo in mezzo a uno scontro tra, come dire, un'economia più, non dico più antica, ma insomma un'economia che viene da un mondo appunto più analogico rispetto a quella che sta imponendo la trasformazione digitale, che è molto più veloce, no? Rispetto a quello che è successo negli anni passati, se noi pensiamo a cosa sia successo negli ultimi 13 anni, insomma, da quando l'iPhone ha fatto la sua comparsa sul mercato. E Sì. quindi bisogna ricostruire delle regole che in realtà a volte non ci sono. Certo, assolutamente sì. Allora, andiamo per gradi però Marco, perché ovviamente tu in quanto ridendo dinosauro digitale, ma in quanto insomma giornalista, caporedattore del giornale che segue proprio vicende, peraltro hai anche dei canali tuoi personali, insomma, ripeto, tu hai uno sguardo d'insieme ampissimo su queste tematiche, dobbiamo un attimo ripercorrere la vicenda. Allora, lo scontro è il seguente, cioè cosa è successo? Bruxelles, l'Europa ha accusato Apple di usare la sua posizione dominante nel mercato delle app per addebitare peraltro una commissione del 30%, perché qui rientra poi la pietra dello scandalo, per così dire, per tutti gli abbonamenti. Allora, sostanzialmente ci sarebbero degli abusi per quanto riguarda lo streaming, uno strapotere che viene effettivamente manifestato secondo Bruxelles da parte di Apple. Allora, questa è diciamo l'inizio della vicenda. Sì, Correggimi se ho detto qualcosa di no, è inesatto. assolutamente così. C'è solo da aggiungere Sì? che questa vicenda nasce per una denuncia di un rivale, diciamo tra Ah, virgolette, di Apple, che è Spotify, no? Spotify, Poi noi esattamente. sappiamo che Apple ha il suo servizio che si chiama Apple Music, e Spotify ha il suo servizio che, tra l'altro, dal punto di vista della quantità, molto più, come dire, conosciuto e molto più scaricato rispetto a quello di Apple, anche per evidenti motivi, perché Spotify si può acquisire sui telefoni Android, che ovviamente sono una vastità, un mare un po' più grande rispetto a quello di Apple, anche se adesso anche Apple Music si può scaricare su Android. Ok, sì. Quindi succede questo, che Spotify dice: è possibile che io, che faccio pagare un abbonamento per il mio servizio, debba, dare il 30% di quello che viene acquisito attraverso la piattaforma, cioè il negozio, diciamo, di Apple, l'Apple Store, a Apple, mentre quando lo faccio sui telefoni Android non succede. Quindi questa è una concorrenza sleale, secondo quello che dice Spotify, e ha fatto questa denuncia all'Unione Europea, alla Commissione Europea, che sta indagando su questa cosa. Ora, noi sappiamo che la Commissione Europea con Apple non è che abbia una grande simpatia, tra l'altro l'aveva condannato a pagare una multa per il fatto che Apple ha una sede legale in Europa, in Irlanda, dove si pagano molte meno tasse, e poi in realtà questa multa è stata tolta, quindi Apple ha vinto il ricorso.
In questo caso, però, la situazione è un po', come dire, va a coinvolgere tanti settori economici della digitali di oggi, perché noi parliamo di streaming musicale, ma in realtà dovremmo parlare anche di tutto lo streaming, cioè se Apple fosse condannata per questo motivo, tutti i servizi di streaming potrebbero rivalersi contro di lei. Certo, cioè questo, ecco, andiamo proprio per gradi, cioè, quindi cosa potrebbe, quali sono gli scenari di questa vicenda? Che è partita, guarda, come hai ricordato tu, da una denuncia ben precisa da parte di Spotify, quindi da da un concorrente, insomma, ecco. E quali sono gli scenari prima ti potrei chiedere, secondo te, come vedi la fine della diatriba tra l'Europa e Apple, anche se poi vabbè, è tutto da vedere, e poi quali potrebbero essere appunto gli scenari? Allora, guarda, la fine io non la vedo molto vicina, nel senso che l'Europa sta cercando di adeguarsi al cambiamento economico e della trasformazione tecnologica, cercando di mettere delle regole, e ovviamente ha nel mirino le grandi corporation che fino ad oggi hanno un po' fatto un po' quello che volevano, no? Anche dal punto di vista economico. C'è anche da dire che Apple dice anche, secondo me, in parte, anzi non più che in parte, giustamente dice, ma insomma le aziende vogliono i vantaggi dell'Apple Store, che ha dei vantaggi innegabili, cioè ovviamente non solo i milioni di clienti di Apple, ma il fatto che Apple ad esempio garantisce molto sulla privacy, cioè una delle fisse proprio di Tim Cook, il CEO di Apple, è che ognuno di noi che possiede un iPhone, un Mac, un iPad, debba essere garantito assolutamente sulla privacy, e questo dà un po' fastidio ai rivali. Abbiamo avuto recentemente anche, ed è in corso questa mini guerra tra Facebook e Apple, perché Apple con l'ultimo sistema operativo ha vietato il tracciamento dei dati se non con il consenso da parte di chi ha i servizi sull'Apple Store. Sì. Quindi Apple dice: tutti vogliono i vantaggi dell'Apple Store ma non vogliono pagarli, e noi dobbiamo garantire una piattaforma tecnologica che garantisca la privacy, che funzioni. Abbiamo dei costi ed è giusto che chi la sfrutta, cioè chi sfrutta il negozio, paghi anche, come si fa normalmente, certo, quando fai un negozio, paghi una tassa, perché come concetto pare, mi sento di dire, certo, anche abbastanza logico. Infatti questa è stata la replica di Cupertino, cioè che ha detto, ma insomma noi comunque mettiamo a disposizione, quindi come tutte le cose che vengono messe sì a disposizione, ecco. Ma esatto, che poi tra l'altro sì, scusami se ti aggiungo questa cosa, tra l'altro Apple fa anche notare che il giro d'affari di Spotify su quanto viene raccolto attraverso l'Apple Store è tipo il 5%, cioè quindi praticamente si sta discutendo di una cifra del 30% sul 5%, quindi non è insomma proprio una grande cifra, però certamente è un principio, no? Sulla quale si sta cercando di capire se effettivamente le grandi aziende, le grandi corporation hanno diritto di porre dei veti secondo il loro servizio, perché poi ovviamente il servizio concorrente di Apple Music, Apple ci prende tutti i soldi, ovviamente è suo. Certo, certo. quindi è un principio che potrebbe, se Apple fosse condannata, potrebbe poi portare anche tutti gli altri protagonisti di questo mercato, parlo tipo di Netflix come Amazon Prime, o comunque tutti quelli che fanno servizi di streaming, a chiedere anche loro di non pagare questa cifra, che poi in realtà è il 30% il primo anno e dal secondo anno diventa il 15%. Ah, ok, infatti ti stavo chiedendo, Marco, perdonami se ti interrompo, se forse non è questo 30% a essere eccessivo. Cioè, io prima stavo dicendo, il principio è sacrosanto, no? Come dicevamo prima. 30%, però già tu mi hai risposto, dal secondo anno diventa il 15%, insomma, la commissione che viene allora riconosciuta. Diciamo che io ho anche scritto sul giornale tempo fa, ho fatto un articolo in cui rappresentavo Apple come una nazione, no? Perché in realtà Apple è un po' una grande nazione senza confini, dove però ci sono delle leggi. Se noi pensiamo ad esempio appunto a questo 30% che rappresenta quasi una flat tax, no? Cioè chi lavora nella nazione Apple deve pagare il 30% di tasse, e poi dal secondo anno ne paga 15. E poi ci sono varie cose, cioè Apple per esempio sulla parità di genere, sulla parità, no, di razza e orientamenti, è assolutamente attentissima.
sull'ecologia, sul fatto che i suoi computer, ad esempio, adesso sono fatti al 100% di alluminio riciclato. Cioè, è una specie di nazione con le sue leggi e con le sue regole. Certamente è una nazione che, approfittando del fatto appunto di non avere confini e basandosi sulla vendita di prodotti che costano anche abbastanza, ha fatto grandi incassi. Tra l'altro, ti aggiungo che se Apple fosse condannata, stiamo parlando di uno scenario secondo me assolutamente improbabile, ma la pena massima a cui potrebbe essere sottoposta è il pagamento di una multa pari al 10% del fatturato annuo. Il fatturato annuo di Apple si aggira intorno ai 270 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando insomma di cifra di intorno ai 27 miliardi di dollari, sì, una cifra notevole. Ecco, non si quindi arriverà tu ritieni, a questo, no? esatto, tu ritieni improbabile che avvenga questo, anche perché effettivamente lo scenario interessante, cioè non tanto per Apple ma per gli altri, sarebbe quello per cui, non dimentichiamoci che in questo momento la diatriba è tra l'Europa, Apple, ma con Spotify. Se dovesse essere condannata Apple, il precedente ovviamente porterebbe anche tutti gli altri, no, a rivalersi della stessa cosa, e quindi poi da lì insomma, ipotizziamo che succeda questo, che cosa scatenerebbe questo movimento insomma di prese di posizione, chiamiamolo così? Beh, sarebbe una, come dire, una rivisitazione del mercato che provocherebbe davvero diversi scossoni, non tanto economici, appunto stiamo parlando di un'azienda che abbiamo detto fattura delle cifre a noi che valgono il PIL di una nazione, quindi insomma, certo. Ma certamente farebbe rivedere un mercato che in questo momento è un mercato molto florido, ma ovviamente ogni azienda potrebbe essere poi condizionata da questo sistema, no? Per cui di non, magari non avere introiti per quello che produce o per i servizi che dà. Certo, sarà una battaglia lunga secondo me, perché anche se Apple fosse condannata in qualche modo farebbe ricorso, sarà ovviamente una questione di tribunali e credo insomma che non si vedrà la fine per molto tempo. Certamente c'è un principio, cioè l'Europa si sta accorgendo che queste grandi aziende, che poi non sono neanche tante, ma sono tanto ricche, godono di una libertà che va anche al di là di una, come dire, di regole comunitarie e politiche che vengono messe un po' in crisi. La verità in questo momento, nel discorso più generale, è che queste grandi aziende sono paragonabili appunto a degli stati, a delle entità politiche, perché ovviamente loro dirigono anche il mercato, e che queste entità politiche stanno con la loro potenza economica quasi sopravanzando le entità politiche tradizionali. È vero, insomma. È vero. E noi pensiamo quanto sono ricche Apple, Amazon, Facebook, Google, insomma, sono aziende che hanno in mano la ricchezza del pianeta. E su questa è la vera battaglia, secondo me, che la tecnologia oggi pone agli stati, alle nazioni, a chi governa e a chi ha in mano queste aziende. Diciamo che potrebbe veramente esserci un incidente diplomatico a livello istituzionale non indifferente, Marco. Ah, beh, sicuramente sì. Tra l'altro, in un momento in cui si è già cominciata già con la presidenza Trump, no? Sappiamo Ah, sì? Quello che sì, Trump sì. ha fatto con la Cina e con Huawei in particolare. Politiche che stanno un po' mettendo in difficoltà anche le aziende americane, che si stanno un po' rivedendo il loro budget, proprio perché nel corso degli anni è stato fatto, non dico l'errore, ma anche dall'Europa, ma per convenienza economica è stato delegato il gigante cinese a produrre l'80% praticamente della produzione di componenti di tecnologia, forse anche di più, insomma, no? Certo. Gli stessi iPhone vengono fatti da anni in Cina, non è un segreto, insomma, poi sulla scatola c'è scritto designed in California, ma la produzione è un'altra cosa, no? Diciamo lo styling arriva da lì, però poi altra cosa è l'attività produttiva. Sì, dicevi, Marco, scusami. No, e quindi sai, non è solo una battaglia economica questa, non è una battaglia solo economica, è una battaglia politica,
È una battaglia che vedremo come andrà a finire, perché non è facile adesso rispostare il mercato dopo aver lasciato che andasse per i fatti suoi per anni È vero. e recuperare. La stessa America si è accorta di essere talmente indietro nelle infrastrutture che sta cercando di recuperare. Ma perché la guerra contro Huawei? Perché Huawei fa delle infrastrutture che al mondo nessuno è capace di fare. Se si vuole il 5G performante, sì, abbiamo altri player importanti come Ericsson e come Nokia, che però hanno una quantità di fornitura inferiore rispetto a quello che può avere Huawei, e quindi se vuoi avere 5G devi rivolgerti comunque a Huawei, a ZTE, che sono le due aziende cinesi che lo producono. E gli americani, quando si sono trovati a dover fare entrare in questo mondo, che è un mondo che porterà soldi, economia, porterà benessere, insomma, quindi farà benessere delle nazioni, si sono accorti di essere indietro anni luce rispetto ai cinesi, ma dovevano forse Assolutamente, assolutamente. Senti, ma così assistiamo in senso proprio ampio a uno scontro ancora che mette a confronto pubblico e privato, cioè il fatto che effettivamente poi in questo caso dei colossi tech riescano a tra virgolette fregare, passami il termine, le istituzioni che non riescono a stare ovviamente al passo. Sì, ma sai, il problema è che le istituzioni si sono fregate da sole, è un po' perché non sono riuscite a stare al passo loro della rivoluzione tecnologica. Cioè, se noi pensiamo, facciamo un esempio di casa nostra, se noi pensiamo a quello che non siamo riusciti a fare in quest'ultimo anno con le infrastrutture tecnologiche, ad oggi stiamo ancora discutendo del fatto se fare la do seconda dose alle persone del vaccino in vacanza oppure no. E il problema che ha il generale Figliuolo, che ha un problema, e io lo capisco dal suo punto di vista, è che non abbiamo un'infrastruttura tecnologica per mappare le vaccinazioni. Cioè, se le facciamo tutte nella stessa regione, allora il sistema regionale lo conferma e dice se le abbiamo fatte. Certo. Ma se io ne faccio una in Lombardia e ne vado a fare una in Veneto, il sistema regionale del Veneto non parla con quello della Lombardia e quindi non risulta che io l'abbia fatta. Ed Vero. è un problema grave, siamo nel 2021 e stiamo ancora parlando di infrastrutture tecnologiche che nel nostro paese Sì, mancano. E quasi, questo. guarda, quasi ci stupiamo perché riusciamo a prenotare velocemente Bravo. sul sito il vaccino, che voglio dire, però ci stupiamo, diciamo, ah, caspita, 30 secondi ho fatto, sì, ma perché quanto ci bisogna metterci? C'è una Sì, settimana, no? ci sono paesi dove paghi le tasse, banalmente la denuncia dei redditi la fai online, nella vicina Svizzera, tanto per dirti, fai la denuncia dei redditi online e nel giro di una settimana, se hai un credito, ti arriva un assegno a casa. E non ci vuole tanto con i mezzi che ci sono oggi. Adesso c'è un ministero della transizione tecnologica. Speriamo, io ho sentito parlare della banda larga per tutti nel 2026. Faccio presente che nel 2026 probabilmente ci comincerà già a essere il 6G, non il 5G. Sì. Cioè, Beh, parliamo di un mercato. siamo di rincorsa, insomma. Sì, parliamo di un mercato che poi, voglio dire, si evolve talmente velocemente che ciò che si fa oggi già domani è quasi vecchio, e quindi figuriamoci se perdiamo pezzi strada facendo. Quindi, Marco, ricapitolando, prima di salutarti, quali sono i prossimi step, di questa lotta, di questa battaglia? Ma dunque, la denuncia è del giugno dell'anno scorso, l'apertura dell'inchiesta è stata fatta a fine aprile di quest'anno, quindi già i tempi sono abbastanza lunghi. Ovviamente adesso partirà, no, tutta la parte, diciamo, procedurale dell'inchiesta da parte della Commissione europea, che dovrà appunto indagare e capire quello che effettivamamente succede, se effettivamente c'è questo abuso di posizione dominante da parte di Apple. E dopodiché arriverà una decisione. È ovvio che, come dicevo prima, Apple farà ricorso, se ovviamente sarà contraria, e quindi si allungheranno poi i tempi di una decisione definitiva. Insomma, non è una situazione che si risolve in tempi brevi, e comunque, come abbiamo detto, insomma, in questi minuti si entreranno sicuramente anche degli altri interessi e delle altre cose da risolvere.
per cui si fa un po' lunga, insomma. Certo, no, beh, immaginiamoci già, ci sono delle questioni molto più piccoline che durano tempo in memoria, figuriamoci in questo caso. Marco, grazie per averci chiarito sicuramente le idee, grazie anche per aver insomma, elencato quelli che potrebbero essere gli scenari, chiaramente magari lo seguiremo anche noi con te strada facendo. Allora, ricorda pure i tuoi canali, nel senso, beh, il giornale lo sappiamo, tu affronti tematiche. C'è, e poi Sì? al mio sito che si chiama trametech.it, lo vedete qua dietro in alto, Ok, sopra sì. la mia testa, e poi insieme a altri tre colleghi come Massimo Morandi, Luca Viscardi e Mark Perna abbiamo questo programma sul canale YouTube del Digital Club Italy che si chiama The Digital Club, che facciamo ogni settimana il venerdì sera e che poi rimane sul canale. Guarda Certo. a vedere. Ok, va bene, ti seguiremo, naturalmente ti ritroveremo presto anche sulle fonti TV. Grazie a Marco Lombardo, Certamente, collega del certamente giornale. sì. È stato un Grazie. piacere, grazie. Anche per noi, grazie mille Marco Lombardo.